29 ottobre, sono le 8, si parte per Righi! Volete che vi dica la verità? Ho zero voglia oggi di pedalare, ma proprio la voglia è sotto le scarpe. Cioè, continuo a pensare, torno indietro, statene a casa. Ragazze, cosa mi consigliate? Vado avanti io? Sì, mi hanno detto vai avanti, Pier. Che cacchio vai a casa a fare? Che mangi solo merda la mattina e sera se ti metti sul divano. E qua si vede. Io devo andare su quel bestione là dietro. Quello è Righi. È bello, ma è bastardo. Su di morale, su! Su Stefano, su di morale, che la vita è bella! So cosa voglia dire andare su Righi. Arrivato! Forse proprio per questo che la voglia è uguale a zero, che non è facile arrivare lassù. Questo è Morganten, famoso perché gli svizzeri hanno vinto contro gli austriaci l'avanzata austriaca in Svizzera. Questo è stato campo di mazzate, c'è il museo lì. Questo è il trenino che dovrebbe arrivare su a Righi. Quasi quasi mi attacco. Il passo è buono, 230, 240 di potenza, 150 battiti di frequenza cardiaca. Se tengo questo passo fino in cima non è male. Eccola là che mi guarda sorridendo e mi dice: dovrei soffrire per accarezzarmi la testa. Inizia lo sgocciolamento. E qui dove passa il trenino, quello che ho visto giù a valle. Questa era la parte semplice, adesso inizia la parte violenta, la seconda parte molto più violenta. Oh porca vacca, mi portano giù dei pascoli. Ogni anno le becco le amiche, le amichette. Ho un rapporto d'amore e d'odio con questa montagna, perché mi piace tantissimo, ma allo stesso tempo mi fa soffrire tantissimo. La gente è in crisi lì davanti. Sì. Minghia, minghiazza, pendenze come al solito devastanti, e devo arrivare là sopra, e non solo là sopra, non ci sono le case, poi da lì a su c'è il pezzo più violento. La telecamera appiattisce. Forse lì spiana. Dai, ustia. Spiana per 5 metri. Recupera. Devo rifiatare più che posso adesso, perché inizierà lo strappo più duro dell'universo. Venite, venite a provare la salita del Righi. Thank you.
bicicletta o birretta? Questo è sempre il mio grande dubbio. Iniziamo con la salita fino al paesino lassù. Sono quasi arrivato in cima, mancano poche centinaia di metri. Però mi sono fermato un attimo per farvi vedere l'aeroporto da cui noi decolleremo con un jet privato pochi giorni prima della Cape Epic. Sarebbe bello, eh? Però mi sa che non sarà così. Allora ragazzi, questa fontana esprime perfettamente la mia condizione attuale. Lento come una lumaca, ma testardo come un muro. Oggi mi sto allenando sulle strade del Malcantone, che a me piace molto come zona perché è ricca di salite molto diverse tra di loro. Brevi, lunghe, ripide, meno ripide. Alcuni di voi nei commenti hanno fatto notare che sto usando la bici da strada per allenarmi. Ed è vero, vi spiego i motivi. Primo è che ho montato dei pedali col power meter, quindi su strada riesco a concentrarmi bene per allenarmi con la potenza, visto che è la prima volta che lo faccio. Non ci sono tutte le difficoltà tecniche del percorso. Il secondo è che riesco a programmare meglio i percorsi in questo periodo. Così se voglio aggiungere una salita alla fine oppure toglierne una perché sono troppo in ritardo, posso farlo senza troppe difficoltà. Oggi sono partito da casa alle 14.30 e arrivato alle 19. 4 ore e mezza per un giro da 70 km e 2000 metri di dislivello. Era un po' che non facevo questi numeri, E devo dire che sono soddisfatto perché li ho fatti anche quel pochino di margine senza arrivare alla fine sfinito e quindi sono molto contento. Vuol dire che gli allenamenti stanno andando nella direzione giusta. Sono numeri che sono in linea con la media delle tappe della Cape Epic. Il problema è che là bisogna farlo per 8 giorni di fila e io onestamente non so se domani mi alzerò bello fresco per ripetere il giro, probabilmente no. Quindi c'è ancora molto da lavorare. Vedete là? Quello. Finito lo sterrato e quasi finita la discesa e niente, è mezzogiorno, io ho già i pensieri in testa di cosa cacchio mangio, mi viene una fame, sono calato di 1,5 kg in un mese, devo iniziare a mangiare un po' di più perché sto spendendo tanto, c'ho una bella triglietta a casa da fare con i pomodori ciliegia al sughetto e non vedo l'ora da zannarlo. Gnammi, che fame! Poi parlare di triglie, mi è venuto un vuoto di stomaco. Cioè, fammi mangiare la barretta, quella portentosa, questa qua è un mattone, almeno mi tiene lo stomaco occupato per la prossima oretta perché arriverò a casa all'una probabile. Sono in mezzo al nulla, sono davanti i Bispitz, dopo che andrò sulla strada, quindi meglio fermarmi un attimino e azzannare questa bella barretta bianca. Guardate com'è bella, è bellissima, Nulla a confronto la triglia, ma almeno cosa fa. Eccolo là. Ciao Righi.
è finita, vado a mangiarmi la triglietta. Tirando le somme, vediamo un po' com'è andata. 5 ore e 22 minuti, 73 km, va di potenza media 189. Quanto è scalato? 2008 metri di dislivello scalati, ottimo. Ho passato il 2000, 3500 calorie, qua mi ci vogliono 3 triglie, non una. La morte sua, miammi!